Buonasera dalla redazione di grandangolagrigento.it. Questa mattina ci siamo occupati della 43esima edizione del Paladino d'Oro Sport Film Festival, questo premio cinematografico internazionale, questo festival che si svolge ad Agrigento in questi giorni, dal 20 e fino al prossimo 26 novembre. Nell'organizzazione, diciamo così, ci sono state un po' delle defiance. La nostra Irene Milisenda stamattina ha raggiunto telefonicamente il sindaco di Agrigento Franco Micichè, che però non ha voluto rilasciare alcuna intervista, così come neanche l'assessore Costantino Ciulla. Ha raggiunto però gli organizzatori del festival, nel particolare il direttore artistico e il responsabile della comunicazione all'interno proprio del teatro Pirandello, anche questa mattina deserto come lo era ieri sera. Vediamo cosa è successo stamattina. Siccome sento qualcuno, io ho del dietro. Sì, sono al teatro. Ah, va bene, ok, l'aspetto qua dentro al teatro allora. Grazie, arrivederci. Mi spiego, sì, perché già so della cosa, ho parlato con alcuni che hanno frainteso proprio tecnicamente il festival, quindi ora ve lo spiego. Allora, ieri c'è stata l'inaugurazione. E Ok. l'abbiamo fatta qui con le scuole che sono Di venute, abbiamo mattina. sì, che abbiamo presentato le cose, eccetera, eccetera. Chiaramente, ieri sera, Sì. Ucraina e Italia, Non c'era nessuno, abbiamo visto che non c'era abbiamo voluto nessuno. regalare questa cosa. Le proiezioni sono per i registi e i produttori e la giuria che questa settimana fino a venerdì seguirà tutti i film. Ok. Ma Perché? dove sono? Non ci sono nemmeno i No, non è giuristi, aperto al non ci. pubblico. Non è Ma aperto il chi li pubblico. vede le proiezioni? La E giuria dove e il regista dei sono? prodotti. Non sono qua, i Dioscuri. Ok, quindi c'è un programma Sì. dove c'è scritto che le proiezioni avverranno Allora, per regolamento, al teatro conoscendo il regolamento. Pirandello, però i registi sono Per alle Dioscure. l'inaugurazione, per giorno 1. Per Ok. giorno 1. C'è stato questo frainteso, purtroppo è questo il A parte che frainteso. c'è un martedì 21, un mercoledì Perché noi 21. continuiamo lì? Noi continuiamo a fare il lavoro tecnico per portare venerdì e sabato, più il sabato, alla cerimonia di premiazione i film vincitori. Però lei fa il mio stesso Sì. lavoro, quindi può capire bene che se a me non mi arriva un comunicato scritto in Ha maniera ragione. un po' discreta, è chiaro che io leggo che ad Agrigento dal 20 al 26 novembre al Teatro Pirandello si Non posso svolgerà darglielo. il Paladino Sa d'Oro. perché? Quindi Perché io il vengo al comunicato che Paladino d'Oro e trovo un Teatro Pirandello vuoto, con un servizio dei vigili del fuoco attivo, perché è chiaro, Che non doveva so che esserci non oggi. ci doveva essere oggi e quindi non si sa, e continuiamo a non ricevere nessuna email da Comunicato. parte di nessuno. Tra l'altro, scusi, parlo, poi la Prego, lascio prego, parlare. assolutamente. Tra l'altro, il comune che è partner, visto che la manifestazione Sì. si fa a casa del comune di Agrigento, Perfetto. non dà nessuna delucidazione in merito, anzi, le dirò di più, si innervosisce pure il sindaco perché dice che lui non ne sa niente, hanno cambiato il programma. Quindi ora vorrei capire questo cambio di programma qual è? Non c'è. Non c'è il cambio di programma. Quindi tutte le Perché proiezioni sa quella, vengono dobbiamo essere fatte qua. comprensivi comunque, Io sono perché chi non comprensibile, capisce. però. No, non sto dicendo di lei in generale. Ok. Bisogna essere comprensivi perché chiaramente non conoscendo tecnicamente come funziona un festival cinematografico in questo caso, con 40 nazioni partecipanti. 200 registi e produttori che verranno qui personalmente, ma non voglio polemizzare, dal comune doveva partire non dico più comunicazione perché loro hanno pubblicato sul sito, hanno No, noi fatto la abbiamo ricevuto conferenza solo stampa. ed esclusivamente un Noi comunicato. abbiamo una rassegna stampa. Sa perché nasce questa cosa che viene qua dopo 42 anni di Sì. Palermo?
sa quanto per noi è stato difficile accettare. Agrigento credo perché sia quest'anno capitale della cultura. No, quest'anno del... 2025. Sì, dico perché di questa è stata dichiarata per... capitale della c'è cultura. C'è stato chiesto di fare un festival internazionale, il nostro festival internazionale, certo. Che è 43 anni, che indegnamente dirigo, perché è talmente grande che io sono troppo piccolo. Attenzione, fare una promozione di questo tipo a livello internazionale costa un botto. Stiamo facendo con... Con niente. Posso intervenire amabilmente? Sì, certo. Salve, intanto, Irene Milisen, Alberto Renzi, ingegnere Milisen, Grandangolo. No. Responsabile delle pubbliche relazioni. Credo che abbia già detto tutto lui. Sì, ma lei ha esperienza in festival cinematografici, quindi... Ne so qualcosa. Entriamo a fagiolo, diciamo. No, ma tra l'altro credo che sia una delle testate dei giornali che sono più seguite. Sto così per... Il discorso giuria, ora continueranno. Siccome le scuole ci hanno chiesto... Nessuno ci ha informato di niente, è un comunicato stampa... Posso dirle una cosa? Ha ragione. E sa perché ha ragione? No, questo andava fatto perché, sul locale. Perché andava fatto. Vorrei riservarmi di dirle qualcosa lunedì prossimo. Cioè, a conclusione? Quando... No, vabbè, ma loro devono fare il servizio, adesso gli interessa le notizie. Posso? Sì, certo. Sì, grazie. A conclusione, dice. Sì, vorrei dirle qualcosa a conclusione per farle capire soltanto una cosa, che chi organizza ha grandi problemi. Grandissimi problemi, lei lo sa. Quindi ha necessità di avere certezze. Agrigento uscirà da questo evento con una divulgazione internazionale di grande interesse, sì. Che è paragonata alla somma che Agrigento sta spendendo, perché io ho visto qualche notizia. Sì, abbiamo letto 35, 35 con 25 e 10. No, sono 25, sono 10 che sono dalla parte dell'assessorato turismo. Con 150 persone ospiti in due alberghi. Prima di arrivare all'internazionale, al nazionale, sì. Anche gli agrigentini, la provincia di Agrigento e la Sicilia stesso vuole avere conto e ragione di quello che si sta facendo all'interno del Teatro Pirandello. C'è un festival, il Paladino d'Oro, Sport Film Festival. Se non arrivate alla cerimonia conclusiva non lo capirete sì, mai. Sì, è vero, se non fine, arriviamo alla fine. Cerimonia conclusiva. Facciamo però lei, che fa il giornalista, lo sa meglio di me, le persone che ieri sera si sono imbattute su Facebook, perché chiaramente Facebook è una piazza libera dove tutti già. Scrivono. Ho spiegato anche a Fabio Rosselli. E quindi vedono le foto e dicono ma non c'è nessuno certo, di sono là. Venuti la sera dopo che avevamo finito le prove. Io stamattina vengo, non trovo niente, non trovo nessuno. Abbiamo ricevuto solo ed esclusivamente un comunicato stampa dove si annunciava la conferenza stampa che sarebbe stata a Palermo il 15 mi pare di novembre. Non siete dove venuti? Stato? No, non siamo venuti. Eravate invitati? No, abbiamo ricevuto solo il comunicato stampa con la citazione. Era un invito. E noi successivamente non abbiamo più ricevuto nessuno dalle agenzie di comunicazione. Abbiamo visto, anzi dall'agenzia di stampa abbiamo visto che era stata presentata. Abbiamo visto che era stata presentata questa manifestazione. No, ma io non ci posso parlare. Stiamo facendo un comizio. Però è chiaro che prima da giornalista e poi da cittadina mi chiedo, ok, c'è questo festival, perché gli agrigentini non ne sanno niente? Perché la stampa locale non deve avere accortezza di un programma scritto bene? Allora, le scuole per esempio ci hanno chiesto e ci avevano un giorno disponibile e noi li abbiamo dedicati al lunedì. Alcune scuole hanno chiamato e ci hanno chiesto per il venerdì. Quindi venerdì mattina ci saranno delle altre scuole. Ma perché ce l'hanno chiesto? Perché domenica ci sono anche tutti i sindaci della provincia di Agrigento qua. Continuiamo a non sapere niente. Questo è un'iniziativa. Scusami, perdonami, non abbiamo tutti i sindaci, quindi non diciamo cose che non appartengono a noi, di cui non ne abbiamo conoscenza. Domenica ci sarà una manifestazione che è organizzata, credo, dal Ministero e dal Sindaco, perché saranno gli 8 sindaci che hanno partecipato alla convention, che tornano ad Agrigento. In quell'occasione gli proietteremo il film vincitore, ci sarà una serata. Quindi noi ci tratteniamo
in più, cioè, oltre il nostro programma, non va messo qui nel programma. Per dare anche un'immagine di quello che si è fatto, di quello che si potrebbe fare anche negli anni a venire. Noi è stata una nostra mancanza non venire alla conferenza stampa. E la nostra non convocata alla conferenza di Agrigento. Esatto, perché no, che abbiamo detto ieri mattina, attenzione, anche questo mi ha detto Fabio Russello. No, l'abbiamo comunicato, il sito è stato comunicato, nei comunicati stampa c'è stato messo inaugurazione. Inaugurazione vuol dire che tu stai aprendo un festival dove c'è il direttore, io personalmente, che faccio un'inaugurazione con il sindaco. Ma qua. Ma sapere dell'inaugurazione? Però, io sì, non lo no, c'è, perché, nei comunicati c'è. No, io ho solo un comunicato. La nostra, giuro, il nostro pure c'è? Pubblicato. Dunque, e si parla in generale e della presentazione del programma. 40 si svolgerà ad Agrigento. Ma questo, da dove questo ce l'ha mandato il comune di Agrigento, tant'è che poi alla fine si dice che la presentazione doveva avvenire al 150 ma film prima. E poi non abbiamo prima più, ecco, e poi quel 15 novembre alle... dopodiché non abbiamo più ricevuto niente da nessuno, né dal comune, niente di niente. Io ho visto soltanto l'agenzia dire e l'ANSA che avevano pubblicato sull'agenzia, ma io non lo posso sapere, lo so, solo dall'agenzia, anche perché se c'è un festival è anche il festival che si deve prendere cura di mandare un comunicato al comune di Agrigento, e il comune di Agrigento fatto, tramite il portavoce dovrebbe mandarci il comunicato. E noi non l'abbiamo ricevuto, quindi io come posso sapere? Non posso sapere dell'inaugurazione, certo, e non posso sapere nemmeno che, di quello che avviene all'interno del Teatro Pirandello. Vabbè. Noi l'errore l'abbiamo fatto, quello di essere convinti di aver fatto la convention a Palermo, aver invitato e non essendo venuti gli altri, le notizie l'avrebbero prese. Noi però, questo forse è una cosa che... di cui mi addosso io la responsabilità. Perché le agenzie di stampa hanno mandato tutte le testate. Sì, io mia colpa lo faccio e dico che io venendo a casa avrei dovuto indire una seconda conferenza stampa qui e dire signori, esatto, a quel punto non siete venuti a Palermo, se non siamo, venite poi siamo a noi, casa vostra, siamo allora noi. È chiaro che è una vostra mancanza di rispetto, siamo noi condivisibile, quella questo è la mia colpa. Questo. Di cui me ne faccio carico e chiedo. Per questo è che noi possiamo avere tutte le informazioni e le delucidazioni possibili. E chiedo venia di questo perché è così.